Massimo campionato di basket, penultima giornata della stagione regolare. Bilancio triveneto ancora negativo, se si eccettua il successo settimo consecutivo della Reyer Venezia, quarta in classifica, posizione da confermare però domenica prossima al Tagliercio contro niente po' di meno che Milano. Mentre Treviso e Trento, pur sconfitte, riescono matematicamente a salvarsi e Trieste ha ancora qualche residua chance di qualificarsi ai playoff scudetto. Un quadro dunque piuttosto misero, ma i ragazzi di Walter De Raffaele hanno confermato la forza del gruppo, guidato nella circostanza da Theodore Jordan e Watt, con Dei e Vitali rientrati ma ancora in ritardo di condizione. Bella la cornice dello stadio di Pesaro, come ha osservato il coach veneziano alla 150esima vittoria sulla panchina lagunare, per una gara combattuta dove la squadra di Luca Banchi ha comunque confermato la buona stagione disputata, che la porta ora a contendersi con Trieste e Reggio Emilia gli ultimi due posti disponibili per i playoff. Ancora qualche acciaccato alla fine della gara nelle Marche tra gli Orogranata e ovviamente preoccupazione in vista di una volata scudetto dove favoritissime restano le due finaliste della scorsa stagione, Virtus Bologna e Milano, ma dove la sorpresa Brescia e la ritrovata Venezia appunto vogliono comunque recitare la loro parte al culmine di una stagione dove le delusioni europee, soprattutto per i milanesi, rischiano di incidere dal punto di vista psicologico, ma i titani restano titani, quindi una forza assoluta, anche se l'esperienza di Venezia a sua volta potrebbe costituire un elemento di forza da non sottovalutare.